Benvenuti in questo nuovo volo. Oggi ricalcheremo le orme dell'Aero Italia che vuole aprire per la prossima stagione estiva 2023 dal 1º giugno il volo Perugia-Olbia. Ora vi faccio vedere, ecco, questa è la compagnia Aero Italia, è stata fondata nel 2022 e ha sede a Roma e ha come sedi, come basi operative Bergamo, Firenze e Forlì. Utilizza come aeromobili Boeing 737-700, 800 e 737 MAX 800, 8 starebbe per 800, e questo è l'aeromobile utilizzato dalla compagnia. Ora ve lo faccio vedere in alta definizione. E poi praticamente vediamo un secondo, voglio solo vedere quanti. Questo è il November, il 9 Hotel Golf Foxtrot Papa. 9 Hotel Golf Foxtrot Papa. Voglio vedere quanti passeggeri ha, così per rendermi conto io. Airfleet, eccolo qui. Allora, un NG Next Generation di 23,7 anni, passeggeri. Ok. E prima era della, pensate, Aero Italia, Blu Panorama, AMC Aviation, Blu Panorama, Air China. Ok, va bene. Allora, benissimo. Eccoci qua, è più bella la livrea di Aero Italia, sinceramente, col tricolore. Allora, ora mettiamo il simulatore. Di Boeing 737-800. Ora controllo il carburante a bordo. Un secondo, controlliamo i pesi. Allora, fuel. Ok, charging payload, ok, 45.800, ok, fuel ce l'abbiamo, va bene. Eccoci qua, vi faccio vedere la rotta. Allora, la rotta noi abbiamo, eccoci qua, abbiamo la procedura su Perugia, che è un pochino rognosa, però vabbè, alla fine si fa benissimo. Allora, questo è il CTR, questo qui che ora vi coloro. Un secondo, eccolo, questo è il CTR Hyde, low da ground da 2005, zona 1. E, praticamente noi dovremo, ora vi faccio vedere la cartina, flights, dov'è? Ok, open charts. Ok, allora, decollati, 1500 distanza 2. Turn left 3279 intercettando la 327, l'area di Halle di Perugia. E quindi all'inizio abbiamo praticamente dice noi abbiamo la 7 Yankee. Turn left intercept ok, dobbiamo intercettare la radiale 12 e poi viriamo per 279. E intercettiamo la 327 fino a 10 miglia, 4500 piedi minimo, perché la stanghetta è sotto. Da qui viriamo a massimo 240 per tornare, possibilmente verticalmente sul VOR. E qui poi intercettiamo la 203. Io andrò in nav mode, sono 20,1 miglia per l'esattezza, fino a GTOD. A cui dobbiamo essere a flight level 090. Togliamo questa, ora vi faccio vedere la procedura di arrivo. Open chart. Questa è la procedura d'arrivo, noi arriveremo su Batox. Questo praticamente intercetteremo il VOR di Alghero, VOR DME di Alghero, 113.8, radiale 65. E poi 100, questo è il Smeralda, Cosa Smeralda 113.9, intercetteremo la radiale 53, ovviamente noi intercetteremo i reciproci, quindi
245 233 e poi andiamo dritti perché tanto poi loro anche prima di Batox ci vettoreranno, ma io inizierò il vettoramento verso Batox, inizierò a seguire le istruzioni perché ovviamente la pista con gli LS è la 05 che nel simulatore mi pare venga nominata 06 perché c'è una variation differente. Posso chiudere questo, torniamo al nostro simulatore e entriamo dentro. Vediamo che ore sono. Allora, time and season. Allora, sì, sono le 39, benissimo. Ok, outside cockpit, virtual cockpit. Ok, eccoci qua dentro. Ok, tutto spento. Abbiamo cold and dark. Ora andiamo su. Dove caspita, eh? Ecco. Allora, apriamo qua. Allora, queste, ok, il retract. Ci assicuriamo che tutto sia spento. Off, ok. Quindi si presenta così il cockpit. Allora. Come prima cosa, diamo, anche questo è off. Ok, e questo è off. Va bene, lo risalvo. Sente Winglet, mettiamolo 2. Ok. Allora, come prima cosa dobbiamo battery on e diamo energia all'avionica. Abbiamo già il piano di volo, in questo caso, in realtà no, ma già precaricato. Allora, poi prima cosa ci attiviamo possiamo accenderci la low light. E possiamo intanto accendere l'APU. Intanto che si accende l'APU, facciamo una cosa. Ok. Ok, bot nav1 marker di MNDF, ci accendiamo la radio. Prima abbiamo la 113.8, ok, questa è la 109.4, nav1 e nav2, ok. Prendiamo le frequenze, tune radio. Ok, intanto chiudiamo la. Il delivery, ok, ci dicono di mantenere 9.000 piedi. Director, armiamo la throttle, ok, manterremo 210 che è la massima. Allora, ora per annunciare il taxi aspettiamo un secondo perché dobbiamo fare anche il pushback, quindi. Allora, fermi un secondo. Vediamo l'APU. Perché non è acceso? Allora, questo accendiamo on. Anti-collision. Vabbè, usiamo la ground power esterna. Usiamo la battery per accendere, pazienza. Usiamo la battery per accendere i motori. Allora, a questo punto dovremmo chiedere lo stop orario e il time check come si chiama? Lo stop orario e come ci se l'intelligibilità, quindi come ci sentono alla ovviamente torre di Perugia. Dopodiché, a questo punto, noi chiediamo il pushback connettendoci sulla frequenza dal ground e
Intanto ce lo facciamo ora, così partiamo velocemente. Ok, abbiamo poco spazio, sinceramente. Ok, torniamo indietro. E ora ci accendiamo velocemente i motori, siamo pronti per la partenza. Ok. Ok, locked spot, torniamo qui. Cabina, ok. Mettiamo la visuale del passeggero. Ok, no, qui ho sbagliato, dobbiamo mettere uno, se no non ci vediamo niente. Ok. Allora, a questo punto andrei veloce e andiamo avanti con la procedura. Allora, trim. Per il decollo mettiamo non tanto, se no mi si alza il muso perché non sono pesantissimo. Mettiamo 3,5. Ok, a questo punto procediamo con la procedura per l'accensione dei motori e accendiamo le pompe. Prendo prima quello di sinistra. Questo procediamo con l'autostart. Ok. Mi si è acceso tutte e due. Oh, ci siamo scordati. Ecco, una cosa importante è il i freni di parcheggio. Se no si sposta l'aereo, rischia di spostarsi quando. Ok, right, intanto generatore 1, ok, siamo passati al generatore, ok, il taxi light, tanto non c'è nessuno davanti a noi, iniziamo la sequenza dell'altro motore, a questo punto possiamo selezionare il flap 5 per il decollo. Intanto che i motori si accendono. Togliamo sto rumore fastidiosissimo. Ok, battery, generator 2, on. Ok, hydraulics system, on. Wing anti-ISO non ci serve. Ok, siamo pronti per il rullaggio. Non taxi. Ok, la nostra pista di partenza è la 1. Bene, benissimo. Prendiamo il GPS, un secondino, terrain. Ok, eccolo qua. Assicuriamoci di aver settato prima della partenza, di aver settato gli strumenti. Allora, allora, abbiamo come pressione abbiamo 29,78, tanto ce la dovrebbero dare dopo, però comunque. Ok, ora dobbiamo mettere. Ok, tutta intera, così abbiamo almeno la visione della nav. Vediamo che. Un secondo che non me lo ricordo. Cioè, no, la frequenza è giusta, ora dobbiamo guardare. Ecco il course. Ora in realtà dovremmo avere course 12. 109,4. Vediamo dalla mappa per sicurezza. Vediamo la mappa per sicurezza. Ok, voli Perugia.
Ok, 109,4. Ok, benissimo. Chiudiamo questo. Heading. Ora non mi indica niente, probabilmente perché mi segna il DME, ma non mi riesce di apprendere il volo perché siamo a terra. Qua mi indica il vento. Vediamo quanto è il vento. Customize. Advanced weather. Wind. Ah, io qua ho segnato 30. Vabbè, facciamo 32. Vai. Ok. Va bene. Allora, possiamo sinceramente procedere per il rullaggio. Abbiamo settato i flap, ora settiamo un secondo la velocità della turbina di bassa pressione a 92 per il decollo. E ora iniziamo il rullaggio. Ora ve lo faccio vedere da fuori. Ok, benissimo. Siamo pronti. Andiamo fuori, togliamo parking brake. Ok, diamo un po' di motore. Allora, dobbiamo praticamente prendere questa via di rullaggio qua. Eccoci, stiamo cominciando a muoverci. Ok, spostiamolo un po'. Eccoci, allontaniamoci. Ok. Verifico solo un secondo una cosa al volo. Verifico solo una cosa al volo. Ok. Ok, ho tutti gli errori e Ok, iniziamo il rullaggio. Ok, eccoci qua che stiamo rullando. Ok, mettiamo abitacolo virtuale. Ah, dovevo settare la 312, ma il problema della 312 è che noi al decollo Ok, freniamo. Ok, andiamo larghi, così almeno becchiamo la. Ok, diamo un altro pochino, diamo un altro po' di motore, un altro po' di motore, un altro po' di motore. Andiamo al punto attesa alfa, o in short run, vedremo. Eccoci qua. Ok. Ok, brakes. Ok, un secondo, torniamo in cabina. Ok. Allora, torniamo in cabina. Qui come si vede la torre. Ok, allora, ora dobbiamo fare un check veloce. Allora, taxi questo qua on, taxi light on, landing light on, taxi light off, APU, non ci serve a niente. Ah, ecco perché non funzionava, che rincoglionito, non ho messo il generatore. APU generator. Ok, attivo. Vabbè, l'abbiamo fatto con la batteria, è uguale, non dovremmo sforzarla, però ho fatto in furia. Ok, vai tranquillo, non è un problema.
off, tanto non ci serve a niente ora. Ok, bot. Ah. Era riuscito. Aspetta, c'è problemi tecnici. Ok. Position on, strobe on. Andiamo da Dio. Generator, ok, one panel. Ok, wing anti-ice, va che una meraviglia, l'ho fatto senza checklist. Take off the pass straight out. Ok. Ok, togliamoci questo, sì, abbiamo settato tutto, ora la corsa ce la settiamo per 327, perché noi comunque, ok, 327, ora manterremo 12 di heading, intercettando la radiale, vabbè tanto saliremo talmente velocemente che... siamo pronti. Fatemelo salvare un secondo. Questo ce lo metto 3, così almeno abbiamo tutte le posizioni. Ok, togliamo freni di parcheggio e direi di catapultarci nel cockpit 3D. Diamo un po' di manetta. Ok, sta avanzando la manetta, vedete? Questo è il trim. 3,5, ciò spero sia giusto perché l'ho fatto. Dopo non ho un software che mi dia l'esatto valore, l'ho fatto un po' occhio perché mi deve tenere giù l'aereo. Allora, ok, un pochino di freni, ok, guardiamo sempre che non venga nessuno, non viene nessuno, perfetto, ok. Ti diamo un altro po' di sua manetta. Possiamo fare anche un line up and take off a sto punto. Quindi N1 è qui, N1 è qui, speed bug, N1 set, ok, take off. Monitoriamo quant'è la velocità. A 140 dobbiamo tirare su. Ok, V1, VR, rotate. Ok, rotate, benissimo. Heading. Ok, command A. Ok, autopilot on, altitude hold, speed back set, ok. Ok, torniamo nel cockpit quello 2D, così almeno abbiamo una visuale più precisa. Alla 2 miglia iniziamo la virata per 279. Ok, iniziamo la virata 279, anzi 297, ok, abbiamo iniziato la virata, riduco il retro di salita, ok, terminata la virata, eccoci qua. Scusate, aspettate un secondo, scusate, eccoci. Vedete i paesi sotto di noi. Ok, fatemi fare un po' di zoom. Ok, abbiamo intercettato, benissimo. E a sto punto metto warlock on, heading selector off.
Così lui da solo si va a intercettare la radiale. Aspettate perché non vedo una cosa però. Messo Nav Mode. Ma perché non mi fa vedere l'AM? Aspettate un secondo, Nav 1, Nav 2. Allora, eccoci, avevo sbagliato a... ecco perché non la visualizzavo, avevo messo la... vabbè, tanto l'abbiamo fatto in automatico. Abbiamo fatto comunque la procedura corretta. Ok, non la visualizzavo a terra. Vabbè, sta intercettando la radiale, da bravo. Da bravo sta intercettando la radiale. Ora lo metto con la visualizzazione questa qua. Ok, eccoci, ci siamo... Ok, sì, va bene, dice che sono, va bene, ok, non me ne importa niente. Turno room center, ok, tanto ci facciamo room center. Ok, metto sui flap, mettiamo sui flap. Flap up. Allora, a questo punto devo virare per prua add in selector, ok. No, mannaggia, no, 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 no. Devo virare dalla parte opposta, ok, in selector, succede, ok, sta virando, aspetta, mi si era bloccato l'indicatore, il selettore mi si era bloccato, vabbè, l'abbiamo fatta un po' più panciuta, è uguale, 160. Devo selezionare 180. Ok, ora siamo sulla. Ok, allora, 16,000, allora, course 180, ok, aumento la velocità a 240. Vediamo che cosa abbiamo fatto. Intanto, scusatemi, fatemi togliere il landing light. Ok, blocco, questo ce l'ho. Va tutto bene, ok. Fatemi vedere un momento che abbiamo fatto per ora. Map. Ah, l'abbiamo fatta, diciamo bene. Ora stiamo tornando sul VOR e intercettiamo il...
Anzi, metterei 1-5-0, anche 1-4-0, così ne intercettiamo in maniera più. Allora, metto 80% come time trust. Eccoci. Riduciamo un momento la velocità. Ora siamo vicini alla stazione, infatti ora devo mettere in nav mode io. Ok, ora metto nav mode, GPS, VoLOC e iniziamo la nostra navigazione. A questo punto direi di mettere la nostra client trust. Ok. Vediamo quanto stiamo. Stiamo, sì, abbiamo un errore minimo. Abbiamo fatto bene la procedura. Aumentiamo fino a 290. Anzi, 280. Sì, ma facciamo anche 290, tanto. Allora, stiamo aumentando la nostra velocità. Bene. Anzi, aumentiamo la climb thrust a 1,5. Consumando sempre di più, stiamo accelerando. Infatti, qui vedete 340 di TAS. Ok, aumentiamo il lato di salita. Ok, saliamo ancora di più, tanto ce lo possiamo permettere avendo motore. Ok. Eccoci qua, stiamo salendo. Vediamo intanto quant'è il trim. 1, abbiamo la manetta al 68%, va bene. Stiamo salendo come i razzi. Siamo vicino al lago di Bolzano. Aspettate, lo risolvo ancora. Ok, 4, va bene.
diminuiamo a 2000, sta virando. Ora posso mettere l'altimetro, me l'ho dimenticato, su standard, non su standard, siamo a 19.000 ora in salita. N1 lock, abbiamo funzione lock, in realtà sarebbe nav, nella realtà ci sarebbe scritto nav 1 e altimetro, nel senso manteniamo quota. Ok, stiamo accelerando. Questo è l'angolo di incidenza, ora vi faccio vedere ecco l'aereo esternamente. Qui figura comunque con le luci accese, anche se noi le abbiamo in realtà spente. Sì, vabbè, abbiamo solo le logo, le position, le strobe, l'anti-collision accese. Comunque, vabbè. Ok, ci siamo. Ora dobbiamo settare course 233, mi pare fosse la prima, se non erro. No, 245 era. 245. Ok. E ora ce ne andiamo, nel nostro bel cockpit, e facciamo un'altra bella cosetta utile per dopo, che sarebbe quella di spostare N1 a N2. Ok. Ok. Ci servirà dopo. Ha segnato la nostra altitudine di crociera. Abbiamo 300 in salita. Riduciamo il rato di salita, così acceleriamo. Siamo a Mach 0,70, dobbiamo accelerare ancora. E parecchio. Guardate la copertura nuvolosa. Siamo a 250, 254, 255. Alla nostra velocità indicata dovrebbe essere per la crociera 310. Ce la settiamo. Ok, ci siamo quasi. Dopo Tarquinia, quando siamo sul mare, ci dovrebbero poi chiamare per la N1, dov'è? Mettiamo un altro pochino di N1. L'aereo si sta praticamente sforzando parecchio perché siamo abbastanza pesi a questa. Siamo partiti a pieno carico, quindi mi metto un po' più di zoom. Eccoci qua. Vedete che casino che fa. Sì,
Siamo in rotta, però. Eccoci qua dalla torre più vicina. Stiamo a 10 miglia dal prossimo punto. Dovremmo raggiungere circa 460 nodi di velocità di crociera. A 28.000 metteremo 500 piedi in salita e accelereremo ulteriormente. Meno male c'è poco vento in rotta. È una rotta molto breve questa, considerate. Siamo a Mach 0,75, quasi, stiamo accelerando ancora. Siamo a 450 nodi. A Mach 0,78 dovremmo livellare a 29.000 e tenere 310. Allora, possiamo ridurre. Ok. Vediamo che ore sono. 15 e 40 secondi. Ok, mettiamo 310 speed. Ok, 0,78. Ok, e il motore sta decelerando. Godetevi la crociera da fuori, eccoci, le manette sono al 65%, eccoci, in crociera, e ora poi ci faremo vettorare per la discesa. Quant'è? Vediamo. Ok, 18 miglia al prossimo punto. Ok. Per prima cosa diminuiamo la velocità, che posso ottenere anche in Mach Mode all'inizio per comodità. Lasciamola, commutiamola in Mach Mode, così almeno poi la deceleriamo più facilmente.
Ah, comodo, si accede, si aprono anche da qua. Abbiamo 467 nodi di GS. Abbiamo 80% di N1 in crociera. Ah, ci carica ogni ganso, ogni schermo. Allora, 205, bank limit, ok. Guardate i cirri sopra di noi. Questo è un brevissimo volo, fondamentalmente. Poi vi scriverò nei commenti quanto abbiamo impiegato esattamente dal momento del decollo. Dovremmo arrivare al punto di dove iniziare la discesa. Ora viriamo, tra poco vireremo, vediamo quando vira. Ok, sta iniziando la virata. Una bella viratozza. La temperatura esteriore sono di meno 9 gradi con la totale. Abbiamo fatto praticamente 4 minuti di crociera. Allora, ok. Ok, 290. Ok, riduciamo intanto la spinta dei motori, speed. E poi mettiamo 1000 piedi al minuto in discesa. Vi tengo tutti gli schermi accesi, così almeno lo vedete. Ah, ci ha iniziato a vetturare da ora. Va bene. Ok, abbiamo. Ok, ora metto nav mode. Ora mi setto questo a 108,9. Vai.
189, che è la prima che noi... No, 100, sì, 189, beh, fosse la prima. 113 e 8. Allora, 113 e 8. Vai. Map 1. Chiudi, chiudi. Allora, annunciamo che stiamo per niente di iniziando la discesa. Allora, scendiamo a 290, sì. Anzi, possiamo accelerare un pochino. Questo ce lo settiamo al 50%. Tu per la discesa poi, ci servirà poi per decelerare, lo tengo io, in realtà non si fa normalmente. Però scendo a 3.00, così accendo un pochino. Siamo a 120 miglia d'Alghero. Allora, fra poco dovremmo contattare, ci contatteranno perché noi entreremo, vedete, in questo rosa, il CTR, fra poco, quindi stiamo belli alti ancora. Barometro, ci metteremo una minima, dovremmo guardarlo dalle cartine. Allora, questo lo lasciamo, dov'è? Eccolo. Baro, ok. Ci mettiamo 120, ma tanto faremo un ILS. Non mi ricordo di LS, ragazzi. Aspettate un secondo. Map, non mi ricordo la frequenza degli LS, che non è una bella cosa. Allora, eccoci qui. È come se ci fosse. Mannaggia, mi tocca farmi zoom. Allora, ok, che caspita. Allora, beccare aeroporto. Airport, Cosa Smeralda. 109,955. Ok, questo ci servirà e me lo setto subito, così non me lo ricordo. 109,9 e 55. Allora, settiamoci direttamente questo, tanto quello ormai non ci serve a niente. 55. Ok, così ce l'abbiamo pronto. Ok. Riduciamo l'N1. Siamo a 20.000 piedi in discesa. Ah, vediamo come si vede da fuori. Andiamo un po' contro legge, aumentiamo ancora un pochino il motore, ci teniamo una bella velocità di discesa.
Tra un po' dovrebbero chiamarci a 17.000, perché stiamo per raggiungere la nostra quota autorizzata. Vediamo. No. Ok, ci hanno cambiato. Ok, ora posso settare. In realtà è un po' presto per settarla la pressione. Non ci ha fatto più sapere nulla la torre. Si è disinteressata di noi. I motori stanno salendo. Ok, stiamo livellando. Mettiamo un po' di zoom. Ecco l'aeroporto di Costa Smeralda. Ok. Ok, stiamo accelerando, siamo abbastanza veloci per questa quota, però lo tengo così almeno ci impieghiamo meno tempo. Siamo a 25 miglia dall'aeroporto. Ancora siamo sul mare? Vediamo. Sì, siamo ancora sul mare, confermo. Stiamo decelerando ora. Allora, intanto metto 250. Allora, mettiamo 250. non 249, 250.
No. 250, ok. Stiamo scendendo molto velocemente. Allora, vi faccio vedere la. Eccoci, guardate come siamo veloci sul mare. Ok, siamo molto veloci. I motori ora dovrebbero risalire piano piano. Infatti, i motori stanno salendo. Stiamo virando, ecco gli LS, vedete? Abbiamo gli LS. E ora dovrebbe vedersi anche qua, infatti. Vedete? Qui si vede meglio. Siamo alti ora. Ok, chiudiamo. Qui posso mettere anche 240. No, lasciamo questo. Fatemelo solo salvare un secondo. Ok. Riduciamo il grado di discesa perché tanto siamo arrivati. Ora ci dovrebbero dare la quota quella per l'avvicinamento finale. Dosemo, fatemi vedere il dosemo. Allora, togliamo sti schermi. Voglio vederlo da questo. Ah, ok. Stiamo. Ok. C'è le nubi, non si vede niente. Ok, non si vede proprio niente. Siamo belli veloci. Siamo belli veloci. Mettiamoci le luci intanto. Allora, ok. Vediamo la nostra rotta fino ad ora, che ci ha fatto fare. Ah, ci ha fatto, ok, virare così e probabilmente ci farà virare così al limite del CTR e torniamo indietro. Ok, ci siamo. Ok, mettiamo miglia al minuto in discesa, 5.000.
Siamo belli veloci. Ok, viriamo. Ok, stiamo virando. Bene. Ecco, ci togliamo questo, se no ci toglie la visuale. Possiamo ridurre la velocità ora. Possiamo ridurre la velocità a Mach 220. Ok, vediamo ancora. Ok. Mettiamo bank angle. Ok, 3225. Stiamo virando. Ora possiamo mettere flap. Flap 5. I motori schizzano su di nuovo per mantenere il 220. Allora, riduciamo a 200. Ok. I motori vanno giù di nuovo. Togliamo questo. Allora. Ok, flap 10, 355, ok, 355, ok, stiamo virando, teniamoci questo. Vediamo dove siamo, map, vediamo che cosa ci sta a fare. Ah, vedete? Ora dobbiamo intercettare il localizzatore. Riduciamo a 1, 6. Come? Di nuovo 325. Allora, 325 va bene. Fatemi per il momento rientrare nel cockpit. Ok. Un'altra tacca di flap. Ok, i motori stanno tornando di nuovo live. Riduciamo il rato di discesa.
Ok, mettiamo 170. Allora, 160. 160. Flap 25. I motori ora torneranno su. Ora metto zoom, così vediamo meglio la. Ok, qui è il localizzatore, questo verde. Siamo a 165, eccoci, però ci vediamo, metto più, siamo settati. Ora facciamo, ora metteremo solo i carrelli, al momento di intercettare il localizzatore, la pista dovrebbe essere là sotto, ancora non si vede. Questo è come vedrebbe un passeggero. Vedete, abbiamo già gli slat aperti. Settiamo la velocità finale, mettiamo un'altra tacca di flap. C'è questo rumore perché non abbiamo i carrelli estesi. Ora selezioneremo Approach Mode. Ok. No, mi dà noia sto rumore. Mi tiro una tacca su. Ora facciamo una cosa. Altitude hold. Selezioniamo 0. E Costa Smeraldo non mi ricordo a che quota fosse. Quello dobbiamo guardarlo per forza perché ho bisogno della quota per l'atterraggio. Dov'è? No, non ne frega niente degli LS. Airport, quant'è? Ah, 37 feet, ok. Ci mettiamo come vertical speed, ma 700, sì. Stiamo virando perché siamo ancora lontani, siamo a 15 miglia, dobbiamo intercettare alla nostra destra il sentiero. Non capisco il flight director perché mi dà questa indicazione. Sì. Allora, altitude hold, ok, 0. Che gli avevo disconnesso il ok, metto un minimo ratio di discesa. Sennò il suono quello lì tenendo 25 gradi di flap non mi fa mantenere, non mi fa mantenere il è un warning che serve perché se hai troppo flap vuol dire che stai atterrando non, e non stare in volo, quindi è un warning di sicurezza.
Che cos'è quel warning lì? Below glide slope. No, proprio below glide slope, proprio no. Ecco, ci siamo ora. Che below glide slope, ma che stai a dire? Ora l'ha preso. Ho messo ok, ora posso mettere un'altra tacca di flap. Ok, posso mettere anche un altro pochino di discesa. I motori stanno tornando su, ovviamente. Eccomi, settato per l'atterraggio. Allora, dobbiamo fare 50 più 37, 87 piedi. Abbiamo la... A 87 piedi abbiamo la flare. No, abbiamo idle. E a 30, a 67 abbiamo la flare. Ok. È una pacchia in auto mode. Ok. È una pacchia, eccola lì la pista. Diamo un pochino più zoom. Meno. Ok. I motori sono stabilizzati, ok, ecco la pista, un pochino meno zoom, stiamo da Dio, siamo centrati, vediamo quanto siamo centrati, quanto siamo a 6,7 miglia. Io mi metterei a questo punto in heading 0,55, anzi da quello che abbiamo ora, 0,52 come raggiorno per la parte finale. Ovviamente più ci avviciniamo più diventa. Ah, abbiamo lì l'oggetto davanti a noi, va bene. Quant'è la manetta? Scusate. 28% abbiamo di manetta. Alla grande. Godetevi il panorama che sfreccia sotto di noi. Raga, ci siamo. Aspettate, lo salvo per l'ultima volta. Ok. Ok. Abbiamo 20 gradi per ora. Commuterei nell'altro, mi trovo meglio. A parte che qua non c'ho visuale, no? Mi tocca questo, per forza. Mi tengo questo, vabbè. Speed e autopilot. Questi li disconnettiamo fra poco. L'autopilota in realtà posso anche disconnettere, a 500 lo disconnetto, via. Sì, a 500 lo disconnetto. Non ce la facciamo tutto in autoland. Togliamo anche ok. Ok.
manetta al minimo. Perfetto come atterraggio. Aspettate che chiudo questo, così vi faccio vedere come l'abbiamo fatto. Andiamo fuori. Ok. Vediamo l'atterraggio. Instant replay. Vai. Siamo andati un po' lunghi, forse. Ok. Spoiler. Riversa. Atterraggio da manuale. Vabbè che c'era poco vento. Abbiamo fatto un bel atterraggio. Vediamo Instant Replay da dentro. Vediamo Instant Replay da dentro. Questo è ciò che vede il passeggero. Ora ve lo faccio vedere anche dall'alto. Il VOR, vedete il VOR? Ora lo rivediamo l'ultima volta da dentro, dal pilota, dal punto di vista del pilota. Instant replay, ok. Abbiamo aggiunto 1000 piedi al minuto di discesa, middle marker. Ok, 1200, 1100, 800, vediamo quanto abbiamo toccato. Ok, abbiamo toccati anche abbastanza dolci. Un 200 piedi al minuto abbiamo toccato. Abbiamo iniziato la frenata. I motori sono andati in reverse. Abbiamo tenuto tanto le reverse, forse. Continuiamo il taxi. Ok. Approach. To gate.
gate to parkings, taxi for takeoff options, request taxi to parking. General Aviation Parking con un aereo del genere? Anche no. Però vabbè. Ok, on. Queste non so perché erano on, in realtà è on. Apro, lo accendiamo, anche se stiamo in ritardo. Taxi, queste le mettiamo su off ora, non ci servono più. Allora, strobo off. Pitot at off. No, questo è dell'APU, ok. APU generator on, metto l'APU, ok. Turn off progressive taxi. Ok, chiudi. Quanto abbiamo? 2250 libbre. Penso di aver tutto. Allora, taxi, off, ok. Ancora teniamo queste cose. Ok, ora ci ritorniamo nel nostro bel cockpit e che finiamo il rullaggio. Solo che non ho capito dove caspita andare. Che già quella sarebbe un'idea. Io sai che faccio. Ora me ne vado più giù e mi parcheggio accanto a lui. Che già non sarebbe una cattiva idea. Faccio così. E mi parcheggio qui accanto a lui. Vai. Spoiler, flap up. Mettiamo la cockpit 3D. Ok, siamo a 7 nodi. Ok, riduciamo un po' la spinta. Riduciamo la spinta. Ok, teniamo freni. Ok. 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 Alla grande. Ok. Dove andare dritto ora? Sì, se devo raggiungere lui là sotto, sì. Ok. Andiamo dritti. Ok, mettiamo un pochino più indietro, se no non ci si vede nulla. Ok, ci teniamo questo, ci teniamo anzi, direi, ci teniamo questo per la velocità di rullaggio. Questo possiamo toglierlo. Flight director off, autotrust off. Ok, possiamo virare, ok, seguiamo la linea, deceleriamo un po', ok, stiamo larghi, dove dobbiamo andare? Dov'è lui? Ah, lui è là sotto, andiamo là sotto anche noi, ci parcheggiamo, visto che l'indicazione è stata così vaga. Speriamo ci sia spazio, più che altro. E se no troveremo un posto. Ok. Vediamo dall'alto un secondo. Outside, top down. E ci metteremo qui. Vedrai, non c'è altro posto. Eh sì. Ah, lì c'è il carburante, andiamo oltre. Ok, dice un aeroplano, andiamo oltre. No, quello non si può perché andiamo più avanti. Direi qui.
Alla prossima. No, questo è il fueling. No, non possiamo. Andiamo oltre. Andiamo alla prossima. Ok, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, ok, piano piano, piano piano, ok, piano piano. Aspettate un secondo, metto la visuale esterna, locked spot. Ok. Ok, parcheggiamolo preciso. Perfetto, il gigante è il moscerino. Allora, a questo punto noi andiamo in cabina, togliamo tutto. Allora, diciamo che siamo arrivati al... togliamo nav1 e nav2 marker, ok. Intanto spegniamo il motore. Tipo lì c'è un luogo e spengiamo anche l'altro. Taxi light off, panel off. La pub, vabbè, la lasciamo accesa perché poi dovranno sbarcare i passeggeri. Ora metto come Shift E. Ok, apriamo la porta. Dovrebbe aprirsi qui le stairs per scendere. L'aeromobile è atterrato. Sono le ore. Vediamo che sono le 18 e un minuto. Vediamo. No, che è successo? Ok, siamo arrivati a destinazione, vi ringrazio per l'attenzione. Si è bloccato, sì. Vabbè, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.